L'obiettivo è quello di fare bene, no? Di far bella figura, di esprimere una ginnastica bella, pulita, e poi tutto quello che succede, succede. Insomma, adesso bisogna anche essere un po' umili perché è il primo anno che affrontiamo un campionato di altissimo livello. Siamo una matricola, quindi bisogna entrare in punti di piedi rispettando chi da anni è un blasone di questa serie. Però non ci nascondiamo perché io credo che una società come la Ginnastica Riccione, mi permetti di dire, l'ho detto più volte, una città come Riccione non deve invidiare niente a nessuno. Ringrazio la ginnastica Riccione per l'impegno che ha profuso per raggiungere questo risultato e vorrei aggiungere che per me lo sport, soprattutto a questo livello, ma con ragazze così giovani, lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo, che non ha solo un ruolo sportivo competitivo, ha un ruolo sociale molto importante verso i nostri giovani. Noi abbiamo fatto grandissimo lavoro con la nuova squadra adesso, nostra squadra abbastanza giovane per questo campionato. Poi voglio dire solo una cosa, che il campionato di Serie A1 ha la tanta differenza di A2. È tanto tanto più difficile in generale per programmi, per concorrenze di altre squadre. Quindi noi abbiamo lavorato tanto per questo e proviamo a fare il nostro massimo. Per me è un orgoglio anche rappresentare comunque la ginnastica Riccione e la città di Riccione. C'è un attrezzo con il quale ti senti maggiormente portata? A me piace abbastanza parallele. Sicuramente più emozionante della A2, quindi dobbiamo stare tutte più unite e mantenere la calma, stare serene e fare il nostro lavoro che siamo pronte. È un passo che io cercherò di portare avanti, quindi di rimanere in questo punto della mia vita e tra l'altro voglio anche migliorarlo. Hi everyone, I feel Dice really che si trova molto bene in questo nice ambiente, tutti sono molto to amichevoli, hanno stretto, hanno fatto un meet buon you gruppo, guys. e inoltre spero di essere un ottimo apporto alla squadra di A1.